Buonasera a tutti, sono Luigi Onnaracco, se preferite, e bentornati su Elden Ring. Guardate l'attacco dell'arma sinistra, quindi della spadina. Adesso abbiamo la luna velata 10 e lucigatana più 20. È stato un parto, ve lo dico. Davvero un parto trovare quei cavolo di... Qua posso commentare. Non quanto vorrei. In realtà... Ok. Allora. Ho mi sono messo anche l'amuleto per ridurre la concentrazione di marcescenza, che quindi ci metterà qualche secondo in più ad accumularsi. Obiettivo di oggi intanto è ammazzare il dragonoide. Conte? Vi faccio notare i danni che causiamo adesso. Se non sbaglio, le cose lo sfondiamo. Capite? Lo sfondiamo. Poi per curiosità io ammazzo anche te comunque. Perché sei solo te là in mezzo. Ok, piccolo cambio di assetto. Sperando di non andare in fatrol. Vabbè, capito la solfa. Ok. Ok.
Andiamo. Ok. Va bene, non è un problema. Una questione semplicemente di avere un attimo nel range che va bene. E lo uccidiamo. È tosta per i motivi sbagliati come fight comunque, ragazzi, cioè stare in mezzo a un lago di come fanno cose però. Oh sì, conviene. Se consumo meno. Sì, la marcia scienza, fullarmi gli HP nel mentre combatte, oppure farlo chiudere semplicemente dalla melma, che ho visto che ormai è diventato un tank di proporzioni imbarazzanti. Però sì, mi conviene mirare gamba destra, fare un paio di combo.
se l'è messa anche lei? Andiamo bene. Complimenti. Perché come intelligenza la chiamo quando c'ho io dopo. Sì. È semplicemente una situazione da aspettare, si fa. Non è una bella fight, ti obbliga a cisarla in qualche modo. Perché fa un quantitativo di danni imbarazzante. Il che mi preoccupa perché questo qua è il boss facoltativo dell'area. Mi impegno troppo a parlare. Non è che one shotta. Sì, vabbè, la gelatina si è dimenticata di esistere, cioè, guardate. Se questa l'arena ha anche un po' un problema con l'IA di alcuni personaggi, però vabbè. Marcescenza, ho dimenticato tutto. E mo che succede? Non me lo considererà mai ucciso. No, ok. Forse per pochissimo non me l'ha considerato ucciso, eh.
tasto. Ok, pareggio, 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 lo accetto, accetto il pareggio. Una katana. Ah, bella, molto interessante. Dici 110. Interessante, interessante. Ok.
No, ma come? Qui come cavolo si fa? Perché pensavo che servisse aprire quello. Allora vuol dire che ho dimenticato un robo, forse? Non mi sembra di averne dimenticato uno. Dimenticato uno, quindi ed un maronno. Peccato però, sinceramente. Chissene. Ho obiettivi leggerissimamente più importanti. Ok. Addio e a mai più rivederci fino alla prossima run. Grazie. Grazie. Bastare. Grande chiostro. Vediamo cosa mi aspetta in questo. Sì, intanto il posto da cui viene la marcescenza scarlatta, questo, sapete? Dei cani? Non era il mio obiettivo. Piedi aureo.
No, sono le donne. Sono le donne gamberetto. Ce ne sono anche tante che saranno naturalmente scalate con questa difficoltà. Mi pare ovvio. Sono tantissime. Devo ucciderlo, quel robo là droppa i semi. Quel robo là droppa i semi. È un nemico da uccidere. Cosa è successo? Ero vivo. Non riesco neanche a sfiorarlo, inizia bene. Il cavolo lo ammazzo io a questo.
potessi almeno evocare. In modo me lo troverei, senza evocazioni è tosta qua, eh. Ancora non l'ho bloccato. Vaffanculo. Fanculizzati, bastardo. No. Peccato, ce l'ho vicino. Si fa comunque. Forse. Tollino forse. Con lui è meglio andare di. Dell'inverso. Mentre con lui è meglio andare con l'inverso. Cioè ammazziamo quelle 4 così. Poi cambiamo armi. Bello come questo episodio ci stiamo bloccando proprio su due o tre boss per colpa della marcescenza. Cioè, siamo sinceri, mi sto bloccando per colpa della marcescenza. Perché non ci fosse la marcescenza scarlatta, metà della fight sarebbe più facile. Qua è tutto colpa della marcescenza che è esagerata. È davvero esagerata. Vieni qua. Dai. Vieni
scalzato completamente le distanze. Sì, avete ragione quello che state dicendo. Perché cazzo non utilizzi la... come minchia si chiama? L'abilità speciale della spada? È vero. O la Moon Veil nella mano destra. Contro il boss è molto più comodo andare in dual wield, ma contro sti qua. Ehi. Poi. Allora, io ma fanculo. Non ho azzeccato un tempismo che fosse uno, l'ho azzeccato. Fanculo. Ho sbagliato tasti, cioè, va. Si vede che è tardi, si vede che è tardi. La rottura più grande è che comunque qua devo ogni volta ammazzare quel tizio, ogni volta devo cambiare katana. Perché è scontato come... No, no.
fanculo. Ho notato come i gamberetti li uccidi molto più velocemente con la Mulberry. Mentre quello là, se riesce a fare le combo, non ti inizia a fare 20.000 combo lui e sbagli tasto, dai, si è anche bloccato, dai. Sarà la run prima. Tutti già che mi sto adottando lo uccido. Tre boss grandi, grossi e pistoloni. Una strategia vincente quello di utilizzare la doppia arma con l'effetto del sangue. Su, vieni, non perdiamo tempo. Ottimo. Oh, mi sto agitando, mi do calma un attimo. Mi do calma un attimo perché sennò qua. Mi devo calmare un attimo, calmiamoci. Ne ho battuti di più forti di situazioni. Questa è una brutta situazione. Ma siamo nella parte più interna della putrescenza. Scopriremo da chi viene il male scarlatto. Che esso serva o no la quest di Ranni. Tanto il vero boss è là dietro, è abbastanza palese. Dando troppe cure. Minchia. Falcione del parassita. Non so che cazzo è successo. Ok. Ok.
Ora, next step. Sono tantissime. Ok, forgiatura 5, quindi una bara. Con la bara ve lo dico mi puzza. Non c'è un boss. Un tesoro che veneravano. Aculeo dello scorpione. Un pugnale. Cosa marcescenza? Ok, quella barra mi preoccupa. La bara ah, proprio. Ok. Minchia siamo finiti ora. Il mondo dei funghi? Minchia siamo. Sei un'ulteriore zona. Va bene. Una zona dietro l'altra, via la paura, si suol dire, no? Ok, una grazia. Naturalmente manco a pagarla. Mi sembra giusto. Ah! Vabbè, c'è la statua. Impressionante.
impossibile vincere first try perché ho due cure, di cui una dovrò usare subito per... Che cazzo è quello? Uè, 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 uè. Che cazzo sei? Astel, progenie del vuoto. Non mi piace. One shot. Ok. Non mi preoccupo, se imparo gli moveset gli faccio un botto di danno. Ma gli faccio proprio tanto 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 danno. No. Sarà magico, probabile. Ok, quindi inizio ogni battaglia così. Poi si tratta di arrivargli alla testa. Ok. Fa quell'esplosione. Cazzo è? Mi sa fase 2. Non è quello che ha fatto la danna solo versione potenziata. Ok, ora fa quello che ho fatto prima. Ok. Il miraglio alla testa è buono. Ora via. Ok. Fa tanti AOE. Sto notando. Ma non è difficile. Fanculo. Proviamo ad andare di Moonveil piuttosto che di Double. Non è difficile, assolutamente, alla mia portata. Bastardo. Ok, basta stargli alla testa e quando vediamo che inizia a fare quell'attacco, andare via. Un botto di AOE sto roba comunque. Ah, ma è comunque a corto raggio come esplosione, ok. Qua
soltanto. Fase 2. Ok, fase 2 basta stare lontano. È più sicuro anche se gli faccio meno danno. La molda è così. No, non sono ancora la fase 2. Non stai vicino sto qua. Nel senso, finché c'ho... Okay. Indietro, indietro, indietro. Dove va? Che fa? Fase 2 o è finita? Riambranza della progenie. Oh, mi aspettavo peggio sinceramente. È andata giù, è andato giù abbastanza easy. Membranza della progenie. Astel, progenie del vuoto. Un astro deforme. Ah, cancellò la città eterna. Ok. Tantamila. Beh dai, è stata... ok, di qua... Oh, ok. Non vedevo. Cosa nasconde? Pozzo profondo di Einstein. Oh, bella. Siamo nella parte che non riuscivamo a raggiungere. Ottimo, ottimo. Altare del chiaro di luna. Ok, una grazia, un qualcosa è possibile? Sì. Oh, abbiamo un intero nuovo posto da esplorare a questo punto. Allora, andiamo un pochino a testa. Abbiamo qua un punto. Qua di sicuro un altro, direi, andando oltranza. Qua un terzo. Questo è un quarto. E poi questo un quinto per adesso.
Un draghetto? Salve, chiaro. Mi è sfigato, non sei manco un boss. Mi sono bloccato. Sig sotto. Ah cazzo, ce n'è un altro. Ah cazzo, ce n'è un altro. Temo si sia svegliato l'altro drago. Bloccato lì. E due draghi non penso sia fattibile, ragazzi. Questo può essere un problema.
Allora, quelli sono nemici comuni comunque, quindi in realtà posso preoccuparmene un pochino meno del dovuto. Nel senso, può essere un nemico con nome pure pure, però così. Una zona protetta dai draghi? Sì, perché non ci sono mai stato. Cazzo si scende? Da qua direi. Allora, iniziamo la parte più semplice. Mi sembra una galera, quindi è una galera, infatti galera eterna del capo. Vediamo un po'. È tosto lui. Altro? Aia. Ah, mi sono bloccato qua. Allora, non so dire se è molto forte o no. Se non ti becca nella combo, non ti fa un cavolo, cioè fa pochi danni. Li posso ulteriormente ridurre. E gli faccio male.
capisco più un cavolo. È chiuso. Tisce dei coltelli neri. 80.000 anime. Ok, un livello. Tisce dei coltelli neri. Perché? Non ho capito, ma va bene, desumo. Va bene. Voglio ricaricare l'Estus. Devo vedere a quant'è la registrazione. Un secondo, ragazzi. Ok. Possiamo andare ancora un attimo avanti. Nuovo livello. Oh, manca un livello e abbiamo raggiunto il 50. Perfetto. Qua potrebbe esserci qualcosa e là c'è di sicuro qualcosa. Vediamo un po'. Aggiusto il drive. Vuol fare del male. Cavolo, state a dire? Stiamo scherzando. Lievito. Chiaramente. Non riesco sinceramente a vedere nessun vantaggio nell'affrontare roba che già mi ha rotto le scatole più volte in una boss fight tripla della coppola di Feliciano. Sono diventati un nemico comune, capisco. Oh.
Allora, usiamo la testa. Calcolando che è molto probabile che ci sia un sito di grazia vicino alla costruzione, per come è fatto il ring, andiamo a questa costruzione qua e poi pensiamo a uccidere quel lupo che sta proteggendo tre tesori, pare. Ma comunque ha raggiunto, complimenti. Una torre. Ok, c'è una grazia. Ok, adesso torno indietro a uccidere quello là. Prima vediamo un pochino la torre come è messa. Tre grandi bestie sagge, andiamo a cercarcele. Possono essere ovunque, tanto ormai l'abbiamo visto. Complimenti alle dimensioni comunque. Grandi bestie sagge non per nulla. Vabbè, ho capito. Sono così grosse, saranno per tutta la mappa. È scontato. Allora la seconda so già dov'è. Quel robo là che ci ha fatto saltare prima, senza senso alcuno. Siamo in una fase più sotto, eh? Ok. Andiamo sempre in giro.
Minchia, quanti anni fa? Siamo letti. Proviamo così. Vabbè, questa combo qua è stata bruttissima. Questa combo qua è stata davvero, davvero brutta. Cavolo. Oh, assurdo comunque, eh. Assurdo quanto male mi faccio. Comunque qua mettiamo, perché li vorrò uccidere, è tosta, perché sono tre che si possono anche tutta la vicenda, ma devo trovare il modo di ucciderli. Allora, ciao.
Cosa nascondevi? Tre forgiature a 7, che sono la penultima tipo. No, no, però. E qua c'è la nuova allora. Uchigatana, luogo potenziato. Allora. Ok, la lasciamo. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Attenzione eventuali segreti. Questo è un posto che mi sembra pieno, dato che è così segreto di suo. Lumaco, ok. Lupi della coppola di Feliciano. Tutti lupi bianchi, tra l'altro. Ok. Ricollegamento a nord. Musica che si fa sempre più epica, aggiungo. Così perché sì. E qui c'è sto cazzo. Un'altra tarta. Mi pare. Ok, vediamo da sopra. Totalmente vuoto questa parte. È probabile che sia qua un'altra tartaruga. Ok, ci sono tartarughe, è probabile che sia qua. No, aspettate. Anche se quella non capisco, mi sembra, potrebbe essere un posto segreto per qualche posto, no, forse è solo un geodata.
Non so se rischiare, perché muoio, l'altezza è da morte. Dov'è il gatto? No. Qua non c'è nulla. Vecchio Albus. Vecchio Albus? Che ci fa qua il vecchio Albus? Cosa abbiamo? 1, 2, vabbè qua non si vede più. Che cosa ci fa qua il vecchio Albus? Boh. Qua ne ho 3, 4, 5. Ah, il vecchio Albus è sotto. Il vecchio Albus è sotto. Allora. E tipo qua era. No, è da sotto. Non capisco. Ci sono tante altre cose, quindi è scontato che sia qua. Non capisco però ove. Dominghia sta. Iniziamo a saltare la ricerca. Non capisco. Non capisco, sinceramente. Boh.
è scontato che serva per raggiungere la tartaruga, perché ci sono tante tartarughe, ma è come il posto di prima, in cui la tartaruga non c'è. Ok, non è che sono morte per i fatti loro, no, ne è morta una.